Oggi parliamo di freni, cioè come dobbiamo frenare sulla moto. C'è già stato un video in passato che ho fatto sulla teoria, oggi porterò un po' di pratica. Prima di iniziare voglio ringraziarvi tutti per i commenti che lasciate sotto i video e voglio ringraziare in particolare Roberto per aver fatto una donazione utilizzando uno dei link che ci sono in descrizione, quindi per aver supportato il canale, quello che faccio e aiutarmi a crescere. Quindi grazie ancora Roberto. Parliamo di freni. Una cosa che sempre continuo a dire e ripetere nei video, nei corsi veri e propri, è la postura. Una postura giusta e corretta ci permetterà innanzitutto di guidare bene, più comodi e fare più chilometri, ma soprattutto nel caso del bisogno avere tutti i comandi già pronti, freni, frizione, gas, tutto sotto controllo senza scomporci e arrivare tardi all'eventuale manovra, come potrebbe essere frenare o schivare un ostacolo. Quindi anche per la postura trovate il link in descrizione. Detto questo, come si usano i freni? Quale freno devo utilizzare in moto? La risposta la sanno tutti, più o meno tutti, è il freno anteriore. Benissimo, ma in che modo? Come devo utilizzare il freno anteriore? Usarlo al 100%, a meno che sto andando piano e faccio una guida sportiva con una moto sportiva da strada, ma in linea di massima, in una guida urbana, turistica, in una guida non sportiva, è bene utilizzare il freno anteriore per arrestare la moto, per arrestare la corsa, per rallentare realmente la moto. Il freno posteriore per bilanciare, quindi in una condizione ideale sarà un 90% l'anteriore e il restante 10% sul posteriore. Questo perché quando io applico la forza sul freno anteriore, la moto per forza d'inerzia spingerà tutto il suo peso, tutta la sua massa, schiacciando le forcelle, inclinandoci in avanti, inclinando la moto e spingendo anche noi, che ci dovremo sostenere sulla moto utilizzando le gambe, non le braccia. Non bisogna mai premere troppo, spingere troppo, tirarsi troppo sul manubrio. È meglio utilizzare le gambe, stringerle bene sul serbatoio quando serve. Il freno posteriore, il restante 10% in una condizione ottimale, eviterà, o meglio, diminuirà questa forza che spingerà la moto sull'anteriore, abbassando leggermente il retrotreno, dando quindi quel grip necessario che fa sì che si schiacci leggermente la sospensione posteriore. Quindi bilanceremo lo spostamento delle masse. E ovviamente in base alla condizione utilizzeremo quel 90-95% l'anteriore, ma se in una condizione di pioggia, di fuoristrada, di terreno come questo che c'è qui, che c'è un po' di breccia, probabilmente non sarà più un 90%, ma sarà un 80, un 85, un 70. Comunque la forza che ci frena la moto sarà impressa sul freno anteriore. L'italiano oggi è un po' così. Quindi la frenata sempre costantemente col freno anteriore, bilanciando con il posteriore in curva. Argomento delicato, da corso, da fare a tu per tu, da fare delle prove, introduciamolo. Il freno anteriore, il freno in curva non andrebbe utilizzato, cioè se io faccio una guida con la testa, senza esagerare, non una guida sportiva su strada, dove non si può fare, è pericoloso fare una guida sportiva su strada, e dovrei arrivare in curva già a velocità giusta, quindi frenando bene in anticipo e già con la marcia giusta. Se mi trovo a dover utilizzare se mi trovo a dover frenare in curva, probabilmente ho sbagliato, sono arrivato veloce, ho interpretato la curva, oppure è stata una situazione di emergenza, cioè mi hanno frenato davanti. Anche in questo caso l'errore
è quasi sempre nostro, perché siamo troppo vicini alla macchina, alla moto che ci precede, quindi ci frena in curva e noi siamo troppo vicini e siamo costretti ad aggredire i freni anche noi. Quindi quasi sempre è anche questo un nostro errore. Detto questo, se dobbiamo frenare in curva, vale sempre la regola che l'anteriore ci fermerà la moto, ci allenterà la moto, ci rallenterà la moto, e il posteriore ci bilancerà. Non solo ci bilancerà il posteriore, se devo solo correggere, quindi utilizzerò solo il posteriore, quindi non uso l'anteriore, ma devo correggere la traiettoria perché sto arrivando lungo, utilizzo il freno posteriore per chiudere la traiettoria. Se invece per correggere la traiettoria utilizzo l'anteriore, l'anteriore ci farà spostare all'esterno della traiettoria. Piccola parentesi, questo discorso vale sui freni tradizionali. Molte moto hanno la frenata combinata, quindi agendo su un freno la forza si ripartisce su tutte e due, per poi non parlare di ABS, cornering e quant'altro. Parlando di freni tradizionali, normali, il freno anteriore ci farà uscire dalla traiettoria, andare verso l'esterno, il freno posteriore ci farà stringere la traiettoria. Ciò non toglie che possiamo anche dover frenare d'emergenza, lì ci aiuterà molto la postura. Se abbiamo una postura corretta in curva, andatevi a vedere il video della curva, curva ad alta velocità, se abbiamo una postura corretta avremo gli spazi e i tempi giusti per poter agire sui freni e raddrizzare la moto al momento giusto. Detto questo, vi faccio un paio di esempi di cosa vuol dire frenare con una postura sbagliata e frenare invece con una postura corretta. La postura sbagliata mi farà schiacciare molto le sospensioni anteriori, andremo a sfruttare tantissimo il grip della ruota, affidarci troppo del grip della ruota. Una postura corretta mi bilancerà i pesi e faremo una frenata più omogenea, più schiacciata, utilizzando quel 10-20% il posteriore per schiacciare il retrotreno, così da avere una frenata integrale, corretta e più sicura. Vediamo intanto dove posizionare la telecamera e fare queste prove, vediamo se si riesce a capire dal video. Arrivando con una postura sbagliata, senza prendere sul gambo, frenando schiaccerò molto l'avantreno. Schiaccerò molto. Di conseguenza, frenando in maniera corretta, quindi stringendo il serbatoio tra le gambe, utilizzando 10-20% il freno posteriore, l'assetto della moto sarà più stabile. Frenando in maniera corretta, frenata corretta, stringendo bene le gambe, irrigidendo quanto serve le braccia, ma rimanendo sempre con una certa elasticità senza aggrapparsi troppo al manubrio, e sfruttare un 90% l'anteriore e il 10-20% il posteriore. Frenata bilanciata. In questo caso, non so se si è visto, forse non si è percepito, ma ho sentito leggermente l'ABS posteriore agire, perché ho voluto proprio fermarmi davanti alla telecamera per cercare di far capire proprio che una frenata corretta con una giusta postura, quindi non andrò troppo avanti, non scivolerò sulla sella, sul serbatoio, perché stringerò bene le gambe, premerò bene sulle pedane, e quindi ho voluto forzare l'arresto. Mi è partito leggermente l'ABS posteriore, non l'anteriore. Se avessi fatto una frenata sbilanciata, sfruttando al 100% l'anteriore,
magari anche premendomi troppo sul serbatoio, probabilmente sarebbe partito il freno l'ABS anteriore, quindi sbilanciandomi e magari, e ovviamente anche allungando lo spazio di arresto. Detto questo, un'altra cosa fondamentale quando andiamo ad agire sul freno anteriore: due dita al massimo, mai utilizzare tutte le dita, perderemo così la sensibilità sul manubrio e se ci fosse una buca, un avvallamento che ci può magari far sbacchettare il manubrio, non avendo le due, queste due dita, magari inquadro da qua, non avendo ben saldo il manubrio con queste altre due dita, potrebbe scapparci di mano. Quindi sempre meglio utilizzare al massimo due, un dito, due dita. All'inizio non è facile, ci vuole un po' d'esperienza, ma questa cosa è veramente pericolosa, che io sconsiglio assolutamente, e durante i corsi è una cosa che invece vieto tassativamente ai miei allievi di fare: due dita al massimo sul freno. Non solo una giusta postura ci aiuterà a fare una frenata ben bilanciata sui fondi puliti, ma anche quando i fondi saranno sporchi, rovinati, con la breccia, anche in fuoristrada, col bagnato, se ci abituiamo fin da subito a sfruttare bene il posteriore, quindi quel 10-20%, iniziare a capire la sensibilità del freno posteriore, anche abituandoci a frenare dolcemente quando ci avviciniamo agli stop, agli incroci, abituiamoci a pelare il posteriore, capire la sensibilità, così quando la frenata invece sarà aggressiva avremo una buona sensibilità sul posteriore, capire quando pelarlo, così da frenare energicamente con sicurezza anche sui fondi brutti, quelli che non ci piacciono, bagnati, sterrati, di breccia, pavé, san pietrini, tutti quei terreni che con la moto magari non ci trasmettono molta sicurezza. La postura è fondamentale. Possiamo frenare molto bene, ma se sbagliamo la postura non va bene. Quindi mi raccomando, la postura. E braccia che sosterranno il nostro corpo ma che non si aggrapperanno al manubrio, lasciamo una buona elasticità sulle braccia così da dover eventualmente compensare buche, cambi di direzione. Sfruttiamo bene le gambe, stringiamo bene il serbatoio e premiamo sulle pedane. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto e spero di essere stato chiaro. Ovviamente vi aspetto nei commenti e per qualsiasi informazione, chiarimento o esperienza già fatta. E ragazzi, iscrivetevi se non vi siete già iscritti. E ciao, grazie ancora di tutto, grazie Roberto per avermi sostenuto. Ciao.